Prepariamoci insieme nella mia amata Genova e post serata. Infatti ieri era il compleanno della Bibi e prima siamo andate a Benevento in un hotel stupendo a Rapallo. Non ci andavo veramente da tantissimo tempo e mi ero dimenticata quanto effettivamente fosse bella. Intanto vado con un po' di tonico alla rosa e poi, visto che è finito più o meno per le 11:30, abbiamo deciso di proseguire la serata andando in discoteca. Tra l'altro mi fa stranissimo che io non vado mai. Tutte le volte che sono con mia sorella state proprio sereni e tranquilli che finiremo a far serata. Finita la serata siamo andati anche a mangiare un bel pezzo di focaccia genovese, che mi mancava perché mi piace Milano, ragazzi, ma non sono capace di fare la focaccia come a Genova. E appunto siamo andate in questo panificio dove andavo sempre anch'io quando avevo la sua età. E poi nanna, però stamattina faccio da zombie, anche perché non potevo permettermi di svegliarmi all'una di pomeriggio. La Bibi invece sì, infatti è ancora a letto. E quindi insomma c'è bisogno di rimettere in sesto questa faccina. Quindi post skin care, in primis correttore. Lo metto un po' ovunque, utilizzo questo qui di Lancome, super idratante. E dicevo che dopo devo comunque svegliare Bianca perché dobbiamo andare insieme a Milano. Infatti domani sarà la mia accompagnatrice in un viaggio per un'esperienza super pazzeschissima. Penso che veramente l'evento a cui andrò domani sarà l'evento più importante a cui io sia mai stata invitata. Ogni tanto ci penso e dico no, cioè non è possibile, non vedo l'ora che vediate tutto. L'ho saputo tipo 3 giorni fa che sono stata invitata a questa cosa e mi serviva un abito adatto per l'occasione, che non è stato semplice da trovare, però alla fine ce l'ho fatta e devo dire che sono anche molto soddisfatta perché mi piace tantissimo. Dovete ancora aspettare domani, poi mi direte anche voi. Partiamo domani mattina, proseguiamo con il Contour Wand di Charlotte, questo prodotto è magico. E poi devo assolutamente passare in posta per inviare le vostre box, 2 le ho già mandate, adesso devo mandare altre 2 e proseguiamo. Seguiremo così di settimana in settimana, ve ne caricherò 1 o 2 sulle storie. Quindi ovviamente vi aspetto lì. Cioè guardate quanto cambia la situazione utilizzando giusto un po' di contour. Dovete sapere che in questo periodo non sono in fissa solo con i bronzer ma anche con i blush. Quindi utilizziamo questo qui che è in crema e dopo ne utilizziamo un altro in polvere sopra per fissarlo. Bello questo colore, bello. Mi ricorda molto il colore della Bella Lamora. Mi concentro sugli zigomi, poi trascino giusto un pochino del prodotto anche sul naso, poco poco. Fissiamo con un po' di cipria e non solo il make-up ma anche un po' i capelli. Vado con la lacca della Bibi. Tra l'altro mi sono dimenticata di chiedervi che cosa ne pensate di queste sopracciglia un po' più scure. Di solito le faccio molto più chiare, però sono andata da Benefit appunto per sistemare le sopracciglia per domenica e questo è il risultato. A me personalmente piacciono veramente tanto, anche perché adesso le ciglia erano più scure delle sopracciglia, quindi abbiamo ricalibrato un po' la situa. Però voglio assolutamente sapere anche il vostro parere. Illuminiamo con la Jumbo Pencil bianca la punta del naso. Io faccio sempre questa lineetta in orizzontale ultimamente. Qui, sotto il sopracciglio e l'inner corner. Molto bene, adesso mascara. Sapete che forse oggi voglio andare con quello blu cobalto? Ve lo faccio vedere qui perché là non rendeva, cioè non so se ci rendiamo conto. Lo amo, devo assolutamente metterlo più spesso. Un altro po' di blush, questo qui è di Rare Beauty, colorazione Happy. Infine per le labbra utilizzo questo pennello per le sopracciglia, per contornarle in maniera molto soft. E dentro maschera labbra di Sephora alla vaniglia. Questa raga è buona. Questo è il make up finale. E visto che devo semplicemente registrare delle cose, poi per prendere il treno mi preparerò dopo, sto in tenuta da casa. Ovviamente blu così in pandan con il mascara. Sono troppo gasata per domani, non vedo l'ora. Io vi aspetto su IG. Ciao!